Rayford per il periodo massimo previsto dalla legge per questo reato. 5 anni. Voglio leggere tutti i testi che avete sui diritti di un uomo che è sottoposto a processo. Clarence Gideon contro la Corte Suprema degli Stati Uniti. Tutte le sere alle 24. Buonasera. In Unione Sovietica, ore decisive per la perestroica, la nuova politica del Cremlino voluta da Gorbaciov. Stasera dalla Siberia è arrivato un appello che potrebbe bloccare l'ondata di proteste in atto ormai in diverse regioni del paese. Il comitato regionale dei minatori del Kuzbass ha chiesto ai lavoratori di tornare nei pozzi. Resta da vedere adesso se gli oltre 110.000 minatori in sciopero accoglieranno l'appello e se questo basterà a spegnere una protesta che mette sotto accusa lo stesso sistema sociale e politico. L'agenzia TASS riferisce stasera che i capi della protesta operaia hanno invitato i lavoratori a sospendere le agitazioni. L'appello, rivolto dalla radio locale, è arrivato dopo una giornata di faticose trattative tra il Comitato regionale di sciopero dei minatori del Kuzbass con l'inviato di Gorbaciov, Nikolai Zliunkov. Zliunkov, che è membro dell'ufficio politico e della segreteria del partito, è a capo di una commissione inviata nella regione dal leader del Cremlino proprio con l'incarico di valutare le richieste dei lavoratori. La TASS afferma anche che è difficile prevedere cosa succederà ora, e cioè se effettivamente gli scioperanti torneranno nei pozzi. Alla base della protesta che si era estesa negli ultimi giorni anche in Ucraina, la rivendicazione di migliori condizioni di vita e di lavoro e maggiore autonomia economica delle imprese. Nel pomeriggio il comitato aveva invece lanciato una sfida diretta a Gorbaciov. Torneremo al lavoro, avevano detto, solo se Gorbaciov in persona verrà qui a parlare con noi dei nostri problemi. E gli scioperi non sono la sola emergenza che in queste ore assedia il Cremlino. Dalle 23 di stasera nella Repubblica Autonoma dell'Abkhazia è scattato il coprifuoco ed è stato imposto lo stato d'emergenza. Le misure sono state decretate dal Soviet Supremo locale dopo gli scontri del fine settimana tra la comunità abkhaza e quella georgiana della Repubblica. Scontri che hanno un bilancio da bollettino di guerra, 16 morti e quasi 150 feriti. In Polonia torna a farsi incerta l'elezione del generale Jaruzelski alla carica di presidente della Repubblica. Jaruzelski oggi, dopo 3 settimane di riflessione, ha annunciato ufficialmente la decisione di candidarsi alla massima carica dello Stato dopo avervi rinunciato in un primo tempo. I parlamentari di Solidarność però sembrano orientati a votare contro il generale, insoddisfatti dall'incontro di ieri con Jaruzelski. E se dovesse passare questa linea, al generale potrebbe mancare così il 50% più 1 necessario all'elezione. Domani comunque il responso del Parlamento polacco. George Bush ha concluso la sua visita di 10 giorni in Europa, visita che lo ha portato a Varsavia, Budapest, Parigi e L'Aia. Dalla città olandese il presidente americano è ripartito stamane ed è già rientrato a Washington. Con gli ultimi impegni ufficiali, Bush ha archiviato questo viaggio europeo che, secondo il suo staff, è stato un grande successo. Il capo della Casa Bianca ha partecipato al suo primo vertice dei 7 grandi e ha messo le fondamenta per un nuovo rapporto con l'est europeo in via di trasformazione. Bilancio dunque positivo per Bush e per la First Lady Barbara, rimasta fedele quest'ultima alla sua immagine di donna silenziosa e riservata. E veniamo alla politica italiana con la crisi di governo che si avvia a soluzione. Oggi il presidente del Consiglio incaricato Andreotti ha incontrato i segretari della disciolta maggioranza per illustrare e eventualmente ritoccare il programma di governo. La stesura definitiva dovrebbe essere completata in settimana, nei colloqui che Andreotti avrà con le delegazioni del pentapartito e nella riunione congiunta dei 5. Ma se sul fronte programmatico non sembrano sorgere problemi, la formula di governo presenta ancora qualche attrito. I socialdemocratici non vogliono nell'esecutivo gli scissionisti dell'Unione Democratica Socialista e la questione del polo laico sembra richiedere ancora qualche chiarimento. Intanto, mentre Andreotti sembra in grado di sciogliere la riserva in settimana, il Partito Comunista ha confermato oggi la sua ferma opposizione all'esecutivo che si va formando. Per la direzione comunista il nuovo governo potrebbe configurarsi come una pura operazione di spartizione del potere.
L'emergenza alghe nell'Adriatico è stata al centro della riunione del Comitato Stato-Regioni conclusasi in serata a Palazzo Chigi. I ministri interessati e gli amministratori delle zone maggiormente colpite dalle alghe hanno stabilito interventi a favore del settore turistico e 50 miliardi da destinare al pronto intervento per il contenimento delle mucillagini. Le proposte emerse nel corso della riunione saranno inserite sotto forma di emendamento al decreto legge sulle alghe attualmente in discussione al Senato. Le 23:06, eccoci di nuovo in collegamento diretto dopo una breve interruzione dovuta a problemi di carattere tecnico. Proseguiamo con la cronaca italiana. È morto questo pomeriggio a Pavia Andrea Mancini, il bimbo nato lo scorso 12 giugno da una donna in coma, Maria Grazia Rolino, scomparsa pochi giorni fa. Il piccolo Andrea non è riuscito a superare una crisi cardiorespiratoria che lo aveva colto nella giornata di ieri. Stasera News torna tra un istante con Piazza Affari e le altre notizie. Vi aspetto. Maserati, la storia. Maserati, l'assoluta stabilità in curva. Il perfetto equilibrio delle masse. Maserati, la potenza in progressione, nell'assoluta sicurezza. Maserati, il traguardo. Nei momenti più duri e impegnativi, quando è indispensabile la massima concentrazione, bisogna essere in piena forma. Per questo, fin dal mattino, è importante alimentarsi bene. Nutella è con te, con tutta l'energia del latte e delle nocciole. Con tutta la sua bontà. Pane e Nutella. Energia per fare e per pensare. Piazza Affari vi è offerta da MF, il primo quotidiano dei mercati finanziari.
Buonasera. Aumenta di quasi 2 miliardi di dollari il deficit commerciale negli Stati Uniti e il dollaro riprende a calare. La moneta era ancora in rialzo stamani sui mercati valutari, sia a Tokyo che in Europa. In Italia il dollaro oggi ha chiuso a 1.393 lire e 6 centesimi, 6 punti e mezzo più di ieri, mentre il marco è calato ancora a 724 lire e 88. Poi nel pomeriggio i dati sul deficit commerciale americano, passato dagli 8 miliardi e 29 milioni di dollari di aprile a 10 miliardi e 24 in maggio, hanno bloccato la moneta americana che è decisamente calata su tutti i mercati valutari. Giornata di pausa per la Borsa Valori Italiana dopo 8 giornate consecutive di rialzo. L'indice MIB è calato di un punto a quota 1.149. Ma gli scambi sono rimasti intorno a 400 miliardi di lire, un buon livello, e non sono mancati spunti positivi per alcuni titoli guida. Sempre in Italia sono cresciuti ancora i prestiti bancari, aumentati in giugno del 21,5%, mentre sono in calo sia i tassi sui depositi sia quelli sui prestiti. E con Piazza Affari per questa sera ho concluso, noi ci vediamo domani, linea alle altre notizie del telegiornale. Dura requisitoria della Corte dei Conti sulla gestione della finanza pubblica italiana. Nell'annuale relazione sul rendiconto generale dello Stato, l'alto organo di controllo ha denunciato l'assoluta assenza di misure congiunturali per risanare il bilancio pubblico, sotto accusa anche le politiche incentrate sull'incremento delle entrate fiscali piuttosto che sull'efficienza delle spese. La Corte dei Conti non ha mancato poi di rimarcare i falliti obiettivi economici della gestione 88, come il contenimento dell'inflazione e del debito pubblico. Giornata conclusiva per l'11° congresso della CISL a Roma. Oggi è intervenuto il presidente del Consiglio uscente Ciriaco De Mita. De Mita ha difeso la scelta dei ticket sanitari, pur ricordandone la paternità socialista. Poi, rivolgendosi ai dirigenti e ai delegati del secondo sindacato italiano, si è detto soddisfatto del dialogo avuto con i sindacati. Infine, De Mita ha annunciato che non entrerà a far parte del nuovo governo, smentendo così le voci che lo volevano a capo del Ministero degli Esteri o di quello della Difesa. In nottata sono attesi i risultati del voto del Congresso, ma la rielezione di Franco Marini a segretario generale è scontata. E chiudiamo con una notizia dall'Italia. Ogni condominio, ogni palazzo deve avere per legge i parcheggi per i suoi inquilini. Lo ha stabilito oggi la Corte di Cassazione. La Cassazione inoltre ha imposto che nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse devono essere riservati spazi per parcheggi nella misura di un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione. Ed è tutto dunque per stasera News. Vi lascio adesso al notiziario sportivo, a cui seguirà poi il film di mezzanotte La moglie assassina. Buon proseguimento di serata. Voglio diventare la più grande stella del cinema.